sai cos'è. Ma insomma, dai, tutto questo clamore per nulla. No, ingravescente metatem, si fa i capelli bianchi, questo applauso ai capelli bianchi, ingravescente metatem, è latino. Certo, scherzo. È latino, Sai come si dice dalle mie parti? Sì, come si dice? Parla come mangi. Certo, anche, è vero. Con tutto questo pane. No, perché dopo dobbiamo andare a mangiare, certo, capisci? C'è lo spazio della cucina. Con tutto questo pane, poi. No, adesso oggi noi parliamo di una cosa anche molto seria, che è la plastica. Ad un certo punto c'è stato un boom della plastica, tutti la volevano, addirittura diciamo la moda ha creato vestiti e accessori con la plastica. Sì, e direi che la plastica è la bandiera del boom economico. Quando negli anni, fine anni 50, inizio anni 60, si diffonde il benessere, e tutti si pensa che con la plastica sarebbero stati risolti tutti i problemi. Lo si deve, questo lo diciamo seriamente, a un grande personaggio che era Giulio Natta, che vince il Nobel per aver inventato la plastica. Adesso chissà se glielo toglierebbero. Infatti è vero, l'abbiamo anche visto. Ecco, questo è Giulio Natta. Da quel momento in poi, tutto di plastica. Per lavare il catino di plastica, la bagnarola di plastica, col sapone di Marsiglia, i bicchieri di plastica. Io so che ci sono un sacco di fotografie che mostrano questa diffusione degli anni 60, i bicchieri, i contenitori. Guardate, queste, le case sono invase letteralmente dalla plastica, sono i giocattoli di plastica, quindi ai bambini si regala. Ecco, guardate, questo è un interno. Era il sogno di quegli anni un po' molto svedesi, che tutto quanto fosse plastificato. In quegli anni? Guarda questo, gioielli di plastica fatto con i bicchieri, lo vedi? No, vabbè, stupendo. Vedi? Sono anche cose molto curiose, no? Sì, perché in quegli anni anche la pubblicità presenta sempre nuovi oggetti di plastica. Sì, perché addirittura la pubblicità incrementa tutto questo. Ce n'è una famosissima, no? Quella di Gino Bramieri. La signora guarda ben se si è fatta di Moplen, vedi, dal latino a Moplen, come si passa, carosello, guarda. Moplen. È leggero. Resistente. Inconfondibile. Incomponibile, leggero, resistente. Ma signora, guardi ben che sia fatto di Moplen. Moplen. Cioè, era tutto di plastica. Era tutto di plastica. Cioè, questa è effettivamente una pagina della nostra storia. Con te scherzo volentieri. Anch'io, facendo. Lo sai anche tu, facendo storia in realtà. Questo è un po' riguardare indietro, non c'è nostalgia, io non sono un nostalgico, perché questo è proprio il classico caso in cui da tutta questa esplosione della plastica poi siamo arrivati dove siamo arrivati. Ma bisogna capire il passato, per capire il presente bisogna capire il passato, insomma. E guarda, io dico sempre, lo dico con affetto, che la storia dovrebbe essere come lo specchietto retrovisore di un'automobile, dovrebbe essere piccolo, poco ingombrante, ma è indispensabile per guardare avanti. Se noi oggi ci rifacessimo al passato, ci renderemmo conto fin troppo bene che tutta questa esplosione di plastica ha portato il pianeta dove ha portato, per cui ci sono dei continenti di plastica, abbiamo la plastica che sta inquinando. Comunque. E tutto questo era una festa, l'abbiamo visto prima. Non so se ci sono ancora altre fotografie, sono anche curiose a vedersi, perché praticamente vediamo come effettivamente eravamo tutti quanti diventati schiavi di questo sistema, che oggi effettivamente va un po' da ridimensionarsi. E infatti oggi c'è chi lancia l'allarme e stop alla plastica, e sono sempre più numerosi anche coloro che si attivano per dare una seconda vita alla nostra plastica. Perché si potrebbe riciclare, ecco, questo senz'altro, perché un materiale come questo, l'uomo a volte è strano, oggi mi sento anche un po' più serio nel parlare, no? Che produce materiali che sopravvivono all'uomo, questo è paradossale, no? Capisci? Cioè, sono cose che sono eterne. Riciclare la plastica è fondamentale, perché si possono creare degli strumenti durevoli, togliendo all'ambiente la parte inquinante che la plastica senza dubbio fino a qui ha avuto. E questo poi è il programma giusto, perché la nostra filosofia sono le tre R: riuso, riciclo, risparmio. Quindi riciclo assolutamente della plastica, e soprattutto cercare di utilizzare anche dei materiali alternativi che adesso sono sempre più diffusi, certo, no? E conosciuti, certo. Per questo è tutto chiaro. Io ringrazio molto Umberto.